Possiamo entrare l'ospite? Bene, grazie. Buongiorno a tutti. Dicevamo, la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso Web TV della Camera dei Deputati. Oggi abbiamo l'audizione dei rappresentanti dell'Ordine dei giornalisti nell'ambito delle indagini conoscitive sul rapporto tra intelligenza artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa potrà avere e può avere sul mercato del lavoro. Consentiamo la partecipazione da remoto dei deputati e degli auditi, sicuramente c'è qualche deputato, sì lo vedo collegato. Buongiorno. Buongiorno, è collegato in videoconferenza quindi il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, dottor Carlo Bartoli, che ringrazio per la disponibilità, buongiorno a lei, a cui cedo immediatamente la parola. Prego, dottor Bartoli, ascoltiamo. Buongiorno e grazie dell'invito. Gli effetti dell'intelligenza artificiale generativa sulla formazione della pubblica opinione. Siamo di fronte ad un'accelerazione impressa all'intelligenza artificiale generativa al fenomeno già largamente in atto del trasferimento dall'uomo agli algoritmi della individuazione dei parametri di valutazione, selezione, scelta e adesso in particolare di produzione dei contenuti. Proprio l'aspetto della produzione, se utilizzata con tecniche sempre più diffuse industriali, è quello più preoccupante. Tutto ciò in virtù dell'influenza della quantità di contenuti distorsivi messi in rete e del meccanismo di funzionamento degli algoritmi che utilizzano quale parametro di verità, o meglio potremmo dire di veridicità, il peso, la quantità dei contenuti reperiti scandagliando la rete. Meccanismi quindi che per la loro potenza di fuoco possono essere orientati verso obiettivi di condizionamento e travisamento della realtà. Ma quali sono gli effetti sul lavoro giornalistico? Oggi l'intelligenza artificiale generativa già impatta in maniera molto forte sul lavoro redazionale, sul prodotto giornalistico. C'è il forte rischio che l'intelligenza artificiale generativa possa essere individuata dagli editori presenti e futuri come un fattore in grado di abbattere i costi di produzione, ossia i costi del lavoro, senza considerare il valore sempre minore che avranno contenuti che anche il singolo cittadino può produrre in proprio con una semplice query. Ovviamente ci sono anche degli effetti potenzialmente positivi di una corretta applicazione e utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa. Ci sono ambiti in cui può essere utilizzata positivamente. Possiamo dire che l'intelligenza artificiale può sostituire efficacemente le attività ripetitive, le aggregazioni di dati, oppure l'elaborazione di ingenti moli di dati per i quali magari occorrerebbero dei mesi di lavoro. Ma anche in questi casi il lavoro massivo delle macchine deve essere coniugato con la capacità creativa dell'uomo e soprattutto con la sua competenza nell'attività di verifica e controllo di quanto viene prodotto. Vediamo un attimo quelli che possono essere le correlazioni con gli effetti sull'industria editoriale. I nuovi scenari della comunicazione, sempre più complessi, pongono con forza il problema del rapporto di fiducia tra il prodotto giornalistico, sempre più liquido, e i suoi fruitori. Vanno quindi comprese le dinamiche degli algoritmi, i nuovi flussi delle fonti, anche nelle fasi di produzione delle news giornalistiche. E come già detto, il ruolo crescente dell'intelligenza artificiale generativa. Quest'ultima, se non gestita con accortezza e non regolamentata, potrebbe seriamente minare il rapporto di fiducia tra cittadini e giornalismo, già oggi messo a dura prova dai processi di disintermediazione, almeno apparente, indotti dai social media. C'è inoltre un aspetto nevralgico che riguarda la filiera dell'editoria e dell'informazione professionale, oltre a investire altri settori. E mi riferisco in particolare ai diritti d'autore. In alcuni paesi, vediamo ad esempio quanto accaduto con il New York Times negli USA, sono già state avviate azioni legali per il riconoscimento di tali diritti a fronte dell'utilizzo a piene mani di contenuti giornalistici da parte dell'intelligenza artificiale generativa, prodotti giornalistici che rappresentano la materia prima dell'elaborazione di quanto viene prodotto con l'intelligenza artificiale.
Se per i cittadini e gli utenti si pongono ulteriori problemi sia di privacy che di sicurezza dei dati personali, comprese le loro immagini e il rischio di duplicare identità anche tramite video, per il mondo editoriale il tema del valore dell'informazione professionale messa in rete è cruciale per la sua sopravvivenza. In questo scenario, che è sempre più digitale e digitalizzato, il giornalista deve avere, a nostro avviso, ancora più attenzione ai propri doveri, verifica rigorosa delle fonti, continenza del linguaggio, accuratezza della narrazione, rispetto delle persone. Tutto questo deve essere trasportato e adattato anche nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Riconquistare la fiducia della comunità, delle comunità diventa un obiettivo imprescindibile. Deve significare, per il giornalista, agire nell'ambito di un'etica dell'informazione senza la quale si perde il confronto con il vasto mare della comunicazione digitale. Una annotazione per quanto riguarda il ruolo dell'Unione Europea, il regolamento dell'IA Act, cui manca solo l'approvazione finale, definisce un complesso quadro normativo, il primo che avviene a livello planetario, che andrà accuratamente valutato, anche perché la sua applicazione sarà progressiva nel corso dei prossimi anni. Comunque consideriamo decisamente positiva la classificazione degli interventi normativi rispetto ai livelli di rischio dei vari modelli di intelligenza artificiale. Sarà da capire poi come saranno valutati quelli generativi finalizzati allo scopo di produzione di notizie e prodotti editoriali in genere. Riteniamo comunque molto importante che anche l'Unione Europea abbia creato presso la Direzione Generale Connect della Commissione un apposito ufficio per la IAG. Nel frattempo noi abbiamo avanzato delle proposte che riguardano il nostro mondo. Come giornalisti riteniamo dobbiamo adottare una serie di autoregolamentazioni, a partire dalla trasparenza in materia di utilizzo dell'intelligenza artificiale. I nostri lettori e ascoltatori devono sapere se e in quale proporzione i nostri contenuti sono costruiti con l'ausilio dell'intelligenza artificiale generativa. Ritengo quindi essenziale poter tracciare i prodotti realizzati con l'intelligenza artificiale con una sorta di bollino da utilizzare per qualsiasi tipo di prodotto giornalistico, scritto, audio, video o grafico che sia, sull'esempio delle Creative Commons, utilizzate per identificare in maniera rapida e a livello internazionale il diritto d'autore per le immagini e per i testi. Trasparenza e tracciabilità dei contenuti, oltre a responsabilità e deontologia, devono rappresentare i caratteri che ci distinguono come giornalisti rispetto a quanto viene immesso in rete sotto forma di sedicente informazione. Occorre pertanto un grande sforzo condiviso, un'alleanza strategica di tutti i soggetti nel campo dell'informazione professionale per un piano ambizioso in grado di investire risorse per invertire una tendenza che porta a una continua distruzione di professionalità, di lavoro, di testate, di aziende editoriali e di ricchezza. È quindi necessario un rapido cambio di rotta anche in termini di politiche di sostegno, con l'introduzione di meccanismi incentivanti per tenere alta la qualità dell'informazione professionale che, ricordiamolo insieme, è uno dei pilastri delle moderne democrazie. In allegato, oltre a queste brevi note, abbiamo accluso il report del 2023 che il Consiglio Nazionale dell'Ordine ha realizzato proprio sulle nuove tendenze e nuovi scenari del giornalismo, realizzando l'osservatorio sul giornalismo digitale. Grazie. Scusate, io non sento niente. Ha ragione lei, perché ho dimenticato io di spegnere il microfono proprio parlando di intelligenza. quindi non ho sentito niente. Volevo capire se c'erano delle domande da parte di deputati collegati o di deputati in presenza. Ripeto, mi pare di no, perché la sua relazione è stata più che sufficientemente chiara. Quello che vorrei chiederle e questo, anche se tra le righe lei di fatto ha già proposto qualcosa, e mi pare che
anche in questo senso, ad esempio, lei sarebbe d'accordo se ci fosse una sorta di bollinatura da parte diciamo di coloro che fanno informazione rispetto al fatto che alcuni pezzi possano essere scritti con l'aiuto e quindi poi dati ai giornali, insomma alle agenzie, forse le agenzie un po' meno, ma anche all'online, con una sorta di bollinatura se voglio dire questi testi vengono scritti con l'aiuto dell'intelligenza artificiale generativa. E quindi ritengo anch'io che possa essere una cosa molto corretta questa che lei ha detto e che ha proposto. La domanda che faccio io può sembrare così molto, molto basilare, ma la vostra sensazione, o perlomeno la vostra certezza, perché immagino che voi da voglio dire professionisti nel vostro ambito sappiate come va insomma un po' questo mondo, attualmente voi avete la contezza rispetto al fatto che alcune testate, non soltanto online ma anche cartaceo, diciamo più in generale il mondo della comunicazione e dell'informazione in questo senso, cioè avete il polso di quanto effettivamente oggi è invasivo questo tipo di, voglio dire, di questo tipo di applicazione? Cioè quando io oggi leggo un quotidiano, ad esempio, o leggo un quotidiano online o delle testate online, io molto difficilmente da fruitore, diciamo, finale mi accorgo se un testo è scritto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale o anzi solamente dall'intelligenza artificiale. Avete contezza rispetto al fatto che oggi, cioè, c'è il controllo in termini positivi intendo, rispetto al fatto che oggi ci siano già delle informazioni che vengono così veicolate soltanto attraverso l'uso della scrittura di testi da parte di sistemi di intelligenza artificiale? Cioè ce lo troviamo da qualche parte, tanto per essere chiari, e qualcuno senza il bollino fa un po' fatica ad accorgersene. Questa è la domanda, c'era anche il collega Scotto, prego. No, io riallacciandomi alla domanda del Presidente e alle sue considerazioni, faccio una domanda che può sembrare un po' banale, ma chi è che bollina la bollinatura? Perché poi è un tema non secondario, nel senso che chiaramente le considerazioni che faceva il Presidente sono giuste, nel senso che può capitare che non te ne accorgi nemmeno e che è difficile distinguere un pezzo scritto da una persona piuttosto che da un'intelligenza artificiale. E però c'è il tema, soprattutto quando parliamo di libertà di stampa, della difficoltà a intervenire su questo terreno, perché sennò c'è il rischio concreto anche di una censura, se vogliamo, no? Quindi chi bollina la bollinatura è quello che decide se una notizia è vera o no, se un articolo è scritto bene o è scritto male. Cioè si renderà conto, Presidente, che è un terreno molto scivoloso e pericoloso dal punto di vista democratico. Prego, Presidente Bartoli. Sì, io vi ringrazio di queste domande che mi consentono di approfondire quello che è stato un riferimento abbastanza stringato. Allora, il riferimento alla Creative Commons non è casuale, perché il sistema di questa indicazione attraverso simboli semplici, sono 6, se non ricordo male, consente di individuare immediatamente non solo... Ora, lo traspongo direttamente dal diritto d'autore al nostro caso, dovrebbe a nostro avviso consentire non solo la individuazione del possibile utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa, ma anche della misura, della qualità, ossia interamente scritto, parzialmente scritto, solo revisionato da attività umana. Questo è il primo punto. Il secondo, chi bollina? No, a mio avviso
per questo parlavo di un'alleanza strategica di tutti i soggetti, coinvolgendo anche gli editori, la Federazione degli Editori, che da questo punto di vista non è stata particolarmente attiva. Io credo che non tutto si possa stabilire attraverso leggi, attraverso autorità, attraverso disposizioni, ma debba scaturire anche da una autonoma iniziativa del mondo del giornalismo. E quindi noi lo intendiamo, lo immaginiamo come una iniziativa autonoma, indipendente della nostra professione, che come dovere di trasparenza rispetto ai cittadini certifica le modalità con cui sono state costruite le notizie, modalità intendo dire astratte, non certifica la qualità, non certifica la verità, perché questo sarebbe estremamente complesso da fare, ma certifica solo il fatto che si è utilizzato degli strumenti che prescindono dall'attività semplicemente umana e in quale misura. Credo che sarebbe un grande contributo nostro, della nostra professione e del nostro settore, se anche gli editori si muovessero in questo senso e accogliessero questa proposta. Perché, venendo alla domanda fatta dal Presidente, no, noi effettivamente non siamo in grado, io stesso come lettore non sono in grado di capire se un pezzo o meno è stato costruito, ad esempio, solo con l'intelligenza artificiale. Ovviamente c'è un criterio che si può utilizzare, ma un criterio molto diciamo approssimativo. L'intelligenza artificiale non si procura notizie, ma riutilizza e rielabora contenuti già presenti in rete, quindi già questo è un discrimine. Però io ritengo che, passando da addetti ai lavori, da persone, come dire, molto avvertite, come possiamo essere nel nostro contesto, alla generalità dell'opinione pubblica, sia un dovere quello di trasparenza e di tracciabilità. Il latte che stai bevendo è stato prodotto dove e in che modalità? Il pane che stai mangiando è prodotto con farine che sono state prodotte dove e in quale modalità? È questo essenzialmente. Sì, no, io sono assolutamente d'accordo, anche perché soltanto una chiosa finale, l'abbiamo già ricordato qui in commissione, ad esempio rispetto, e l'ho ricordato mi pare in pancia ad un'audizione che abbiamo svolto circa un mese fa, lei si ricorderà, Presidente, quando sono uscite delle immagini dall'intelligenza artificiale, da sistemi di intelligenza artificiale che raffiguravano in modo molto realistico, devo dire, ad esempio l'arresto di un ex capo di Stato, era l'ex presidente degli Stati Uniti, e sulla base di questo i report qualche giorno dopo hanno indicato che una, secondo me, più che sufficiente percentuale di lettori o di visitatori di quei siti addirittura hanno ritenuta veritiera quella informazione che era di fatto trafilata da quella fotografia, ovvero è stato arrestato un capo di Stato. Quindi se ci fosse un bollino, sì. Però secondo me noi dovremmo anche, noi abbiamo parlato di testi fondamentalmente, lei giustamente, e la ringrazio, si è ricordato il fatto che oggi probabilmente nessuno è in grado di capire senza un segnale o una bollinatura se un testo, se un'informazione possa essere valutata come scritta da un sistema di intelligenza artificiale o da una persona. È altrettanto chiaro e secondo me molto corretto quello che ricordava prima l'onorevole Scotto, cioè chi va a bollinare il bollino, ma questo penso sia a monte una sorta di ambito nel quale noi tutti dobbiamo immergerci e farci delle domande. Oggi banalmente uno studente universitario che utilizza un ecosistema di intelligenza artificiale a cui fa delle domande, e queste domande poi vengono, a cui viene data risposta, e questo testo viene preso
e copiato ad esempio su una tesi di laurea o su un esame universitario, dovremmo cercare di capire se quel dato effettivamente che ci viene fornito è un dato più o meno corretto. Per questo secondo me è il tema, chi controlla il dato, e poi anche tutto l'ambito, ripeto, laddove necessario, ma penso che sia necessario, di cercare di capire quello che molto spesso si affianca ad una comunicazione e ad un testo, che sono, come prima ricordavo, le immagini, che molto spesso sia per i giornali sia per l'online sono molto importanti, molto impattanti. Ci sono sicuramente dei casi, soprattutto sull'online, laddove si clicca sull'immagine per leggere un testo. Non si va a leggere un testo, però l'immagine è un'immagine accattivante, viene cliccata proprio per leggere il testo di riferimento. Quindi noi la ringraziamo per questa importante audizione. Mi pare che non ci siano altre domande e io non lo so, abbiamo se vorrà mandarci un testo o una memoria, noi lo leggeremo con grande attenzione. Senz'altro verrà inviato, grazie mille a voi. Grazie e buon lavoro, buongiorno. Grazie. Foglia di lavori in aula, quindi abbiamo qualche deputato collegato in videoconferenza. Abbiamo Indeed Italia oggi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul rapporto tra intelligenza artificiale e mercato, mondo del lavoro, con riferimento soprattutto agli impatti che si potranno avere sul mercato del lavoro. Audizione, consentiamo la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e degli auditi, ma in questo caso è presente per Indeed Italia il dottor Gianluca Bonacchi, Senior Talent Strategy Advisor, che ringrazio per la disponibilità, a cui cedo immediatamente la parola. Prego, dottor Bonacchi. Buongiorno, gentile Commissione. E innanzitutto vi ringrazio per questa convocazione a nome di Indeed. Indeed è una piattaforma di matching tra candidati ed aziende ed è oggi il sito più utilizzato sia in Italia che nel mondo per cercare lavoro. Questo ci ha permesso di andare ad analizzare che cosa sta succedendo grazie a questa evoluzione tecnologica che stiamo vivendo. Cosa abbiamo fatto? Siamo andati ad analizzare 55 milioni di offerte di lavoro e siamo andati a spacchettarle. Abbiamo estrapolato da queste offerte di lavoro tutte le competenze che erano richieste. Sono venute fuori 2600 competenze diverse che siamo andati a categorizzare per andare a capire se l'intelligenza artificiale generativa o generative AI era in grado di lavorare all'interno del perimetro di ognuna di queste competenze. Che cosa è emerso? È emerso innanzitutto che potenzialmente tutti i lavori oggi subiranno una qualche forma di impatto da questa nuova tecnologia. L'impatto però varia molto in base al tipo di ruolo. Abbiamo identificato una serie di ruoli, circa un quinto, il 19,8%, che sono quelli potenzialmente impattati in modo alto dall'intelligenza artificiale generativa. Invece sono poco più di un terzo, il 34,6%, quelli con un impatto potenziale basso. Che cos'altro abbiamo fatto? Beh, intanto ci siamo resi conto che questa trasformazione tecnologica che stiamo vivendo è diversa rispetto a quelle che abbiamo visto in passato, nella misura in cui oggi le posizioni più impattate non sono quelle dei lavori manuali, sono invece quelle dei lavori che potremmo definire più da ufficio. Che cos'altro è emerso? Beh, andando a mettere insieme questi dati con quelli delle opportunità di lavoro in remoto, di smart working, tema oggi sempre più discusso, sempre più importante, ci siamo resi conto che c'è anche una correlazione forte. Le offerte lavorative che sono potenzialmente eseguibili in remoto sono quelle potenzialmente anche più impattate dall'intelligenza artificiale generativa.
Siamo poi andati a vedere se c'era un impatto su determinate demografiche, un impatto diverso, non perché una certa demografica fosse intrinsecamente più influenzabile, ma perché ci rendiamo conto che demografiche diverse tendono ad avere ruoli professionali leggermente diversi. E quindi abbiamo visto che, ad esempio, i ruoli maggiormente occupati dai più giovani tendono ad essere impattati meno, mentre la fascia dei professionisti, i 25-54, è quella più influenzata. Non abbiamo invece notato una grande differenza di genere, quindi tra ruoli maggiormente occupati da uomini o ruoli maggiormente occupati da donne. E questi sono un po' gli aspetti principali emersi. Ci tengo anche a aggiungere un altro paio di aspetti su questo. Intanto vi ho parlato di ruoli, no? Ma ci sono ruoli più cercati e ruoli meno cercati, ovviamente, sul mercato. Quindi se andiamo a vedere quali sono i ruoli più cercati, quindi quelli dove ci sono più annunci di lavoro aperti, molti di questi in realtà rientrano in categorie che subiscono un impatto più basso. Pensate a tutti i ruoli nella ristorazione, addetti alle vendite, il turismo, o la logistica con i magazzinieri, ruoli dove si cercano tante persone e l'impatto è potenzialmente inferiore. Per concludere sul tema, credo che sia importante far presente come questo impatto dell'intelligenza artificiale generativa andrà ad influenzare tutti i ruoli a un certo punto, però non ci aspettiamo che andrà a stravolgerli tutti, no? Ci sono alcune competenze che possono essere svolte molto bene da queste tecnologie nella sua forma attuale, e quindi ci aspettiamo che alcuni ruoli ovviamente dovranno evolvere in questo senso. Uscendo un attimo dal perimetro dell'intelligenza artificiale generativa, un altro tema a noi caro ad Indeed in generale sull'intelligenza artificiale è un'opportunità che offre in termini di matching appunto tra domanda e offerta. Che cosa voglio dire? La rivoluzione in corso ci sta permettendo sempre più di aiutare le persone a trovare lavoro più velocemente e quindi di rimando anche le aziende a trovare dipendenti più rapidamente. E ci aspettiamo che questo continuerà ad evolvere, permettendo anche a persone e aziende che magari fino a ieri nemmeno si conoscevano di entrare in contatto, e permettendo a persone anche di accedere a ruoli diversi rispetto a quelli tradizionali ai quali pensavano, perché analizzando il loro percorso formativo, le loro esperienze, grazie all'intelligenza artificiale siamo sempre più in grado di capire cosa potrebbero fare in ruoli diversi e quindi proporre loro nuove opportunità e proporre alle aziende delle persone diverse rispetto al bacino tradizionale di candidati che cercano di attirare. Per concludere, l'ultimo aspetto che vorrei giusto menzionare rapidamente è l'importanza di sviluppare intelligenza artificiale in modo responsabile. E riteniamo che se da un lato ne sia importante l'utilizzo, dall'altro è fondamentale che le aziende tecnologiche che sviluppano appunto queste tecnologie lo facciano in un modo responsabile, in un modo etico. Ad esempio ad Indeed abbiamo una serie di principi dello sviluppo etico dell'intelligenza artificiale che mettono al centro le persone, che mettono al centro la correttezza, e riteniamo che questo debba essere alla base di tutti gli sviluppi attuali. Vi ringrazio. Allora, no, grazie a lei, dottor Bonacchi. C'era il collega Scotto, mi pare, prego. Io intanto la ringrazio, ho dato un'occhiata rapida alla ricerca e penso che sia materiale molto utile, sì, per tutti quanti noi. Voglio fare una domanda che forse può apparire un po', diciamo, come dire, eterodossa. Guardiamo il mercato del lavoro e vediamo crescere una frantumazione molto forte, processi di precarizzazione, processi spesso di elusione del lavoro. C'è un esempio su cui secondo me bisognerebbe un po', signor Presidente, battere un po' la testa. Part time, molto spesso il part time è involontario, è uno dei dati che emerge in maniera evidente, su cui è difficile intervenire sul piano legislativo,
perché intervenire sul piano legislativo, diciamo, rischierebbe di apparire, di essere o un irrigidimento eccessivo o anche, diciamo, come dire, esatto. Però, per esempio, faccio un esempio, lei dice giustamente l'intelligenza artificiale non colpisce o colpisce solo relativamente la ristorazione, la logistica, gli alberghi, eccetera, eccetera. Però molti ristoratori, per esempio, fanno contratti di 1 o 2 ore e poi capita invece che in realtà ne lavorano 4, ne lavorano 6, tu depositi il contratto a 2 ore giornaliere e poi in realtà sono 8 e il resto paghi in busta a nero. Si può immaginare, per esempio, tramite una comunicazione del tipo di contratto all'ispettorato del lavoro, l'ispettorato del lavoro che è disponibile a fornire al lavoratore e all'impresa una forma di geolocalizzazione, per cui io che lavoro nel bar e faccio e lavoro alla macchinetta del caffè e teoricamente ne devo fare 2 e poi in realtà ne faccio 8, questa cosa può aiutare a scoprire da un lato l'elusione e dall'altro il lavoro nero e ovviamente, diciamo, come dire, un diritto del lavoro che è negato. Può essere un meccanismo in cui l'intelligenza artificiale viene messa a servizio della qualità del lavoro? Questo va un po' fuori dal nostro perimetro, ovviamente, occupandoci di ricerca del lavoro e quindi non della parte successiva. Sicuramente è un tema anche a noi caro e quindi sono felice che venga qua nominato, perché se parliamo di etica, l'etica deve proseguire anche nei punti successivi, e sicuramente la tecnologia andrà nella direzione di offrire nuove opportunità, come stava suggerendo, per andare a identificare eventuali situazioni non corrette da andare a sistemare. Appunto, esce un po' dal nostro ambito, ecco, quindi magari non riesco a fornire un parere tecnico. Sicuramente da un punto di vista etico non possiamo che essere d'accordo con quanto suggerito. La domanda che le vorrei fare io è questa. Anch'io stavo leggendo, scorrendo molto velocemente, il documento, e vi ringrazio che ci avete lasciato. Il primo spunto è questo, mi sembra un titolo molto interessante, laddove scrivete: dove c'è una competenza c'è un modo. Dove c'è una competenza ritengo che a monte ci sia una formazione, quindi io ritengo personalmente che ad esempio la formazione continua è a tratti obbligatoria rispetto non soltanto alle persone che lavorano ma anche alle persone che banalmente sono in un periodo di sussidio, ad esempio, sia molto importante sotto questo punto di vista. Dobbiamo colmare nel nostro paese un gap sotto questo punto di vista piuttosto ampio. Anche se oggi, come lei sa, sicuramente ci insegna, non esiste un corso universitario o un certo tipo di formazione che non vada anche a toccare degli aspetti proprio inerenti al tema dell'intelligenza artificiale, del machine learning, dell'intelligenza artificiale generativa, a quello che sarà evidentemente, come qualcuno profetizza, un'intelligenza artificiale generale, ecco. Quindi sono molto d'accordo rispetto al tema: dove c'è una competenza c'è un modo per trovare un lavoro, un modo per cercare di affermarsi, un modo per mettersi a disposizione. Molto interessante, tra l'altro, ed è addirittura sotto alcuni punti di vista secondo me paradossale, mi corregga se sbaglio, che ad esempio, adesso non lo trovo, ma voi scrivete che gli addetti alla vendita diretta molto probabilmente avranno meno problemi nel continuare un percorso lavorativo di un avvocato, ad esempio, o di un consulente. E questo è effettivamente un dato da tenere in assoluta considerazione. Di un giornalista, prima abbiamo ascoltato il presidente dell'Ordine dei giornalisti, insomma anche lui ha richiamato ad alcuni rischi rispetto a tutto questo, quindi l'ha detto, la vendita rischia meno fondamentalmente, ed è proprio nel
in quello che lei ci diceva e che ricordava prima, rischio alto, rischio basso, rischio alto che va verso l'ufficio, rischio basso che va verso lavori manuali o di interazione personale che comunque deve essere garantita. Secondo me prima o poi arriveremo anche lì, nel senso che sulla base di profezie su un'intelligenza artificiale generale che si sta man mano sviluppando nel tempo ad una velocità molto ampia, effettivamente non vorrei, ma temo che prima o poi ci si arriverà a qualche ambito rispetto anche della vendita diretta o delle consulenze che possono essere fatte addirittura online, eccetera, eccetera. La domanda è questa. Voi oggi utilizzate sistemi di intelligenza artificiale per certificare le competenze? Utilizzate sistemi di intelligenza artificiale per skillare meglio un profilo rispetto ad un altro? Perché molto spesso questa mole di dati che Indeed chiaramente insomma ne ha molti, immagino, perché penso che i dati per voi siano effettivamente un qualcosa di molto importante, ecco che la vostra forza lavoro, ovvero il vostro back office ad un certo punto probabilmente, è una domanda però, si affiderà a qualche sistema di prima o poi a qualche sistema di intelligenza artificiale per profilare ad esempio meglio delle posizioni rispetto ad altre. Sì, oggi lo facciamo in un modo light, usando una parola inglese, in che senso? Che è possibile all'interno della nostra piattaforma fare degli assessment e quindi dimostrare di avere determinate competenze, e questo ci aiuta poi a mappare appunto se una persona è adatta o meno a determinati ruoli. In realtà molto è fatto anche sulla base di quello che segnala direttamente la persona, quindi condividendo il suo curriculum, condividendo le sue conoscenze, i corsi di formazione che ha effettuato, ci dice su cosa è più o meno esperto, e quindi sulla base di questo andiamo a fare il nostro sviluppo di questo accoppiamento, no, tra domanda e offerta. E sicuramente, così come tutti, andremo sempre di più nella direzione di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale anche in questo senso, e non posso che sottolineare, come giustamente diceva, l'importanza della formazione continua, che oggi lo è sempre di più, sempre più importante, tanto che anche questa rivoluzione in corso in realtà non sta cambiando quello che in gergo chiamiamo lo skill gap, no? Questo gap di competenze, non sta riuscendo a colmare quel problema, non ancora, giustamente. Quindi è un aspetto da tenere presente, appunto, anche come diceva, la differenza di ruoli, come vengono impattati, è un aspetto importante sul quale riflettere, no? Se in passato siamo stati abituati a una tipologia di ruolo e essere più impattata, oggi questo sta cambiando drasticamente, quindi anche posizioni che richiedono una formazione importante oggi sono potenzialmente molto, molto impattate. E sì, concordo che questo è solo un passaggio e questa rivoluzione è in corso, no? Non sappiamo esattamente dove ci porterà, e sicuramente anche quelle posizioni oggi meno impattate potrebbero esserlo maggiormente in futuro. Prendendo l'esempio dell'addetto alle vendite, vediamo già che in realtà la competenza di vendere, di comprendere le necessità di qualcuno e quindi di offrire un prodotto, un servizio, possono essere sviluppate dall'intelligenza artificiale generativa. Quello che manca ancora è la parte emotiva di interazione con la persona, che quindi certo, fa sì che sia importante avere la persona. Chiedo l'ultimissima cosa, scusate, ma mi interessa, e a questo punto mi basta un sì o no. Per esperienze come la vostra, ad esempio, un libretto del lavoro digitale che vada attraverso, ad esempio, anche l'utilizzo della blockchain a certificare le competenze, ad avere in un unico strumento, in un unico file, diciamo, al netto del rispetto ovvio della privacy di tutti, e che vada, lo rinnovo, a certificare al posto del cartaceo un curriculum, ma che vada a certificare le competenze, che vada a certificare effettivamente anche le volontà, il percorso di una persona che cerca lavoro, vuole cambiarlo, il lavoro potrebbe esservi utile? Sì, sicuramente è qualcosa che vedo come un'opportunità per il futuro, ovviamente sempre dipende da come viene ciò sviluppato, no? Certo. Quindi
quella che chiameremo adoption, quindi dalla percentuale di persone interessate effettivamente all'utilizzo di uno strumento di questo tipo, che è un po' alla base. Dobbiamo partire da quante persone ne trarrebbero vantaggio e da quante sarebbero interessate ad utilizzare tale strumento. È chiaro che andiamo sempre più verso il digitale. Sì, penso che ad esempio per uno strumento del genere possa ovviare ad esempio alle referenze, nel senso che ad un certo punto, e forse non lo so se lo fanno ancora, però qualche volta sì, qualche azienda sulla base di un curriculum chiama e ottiene una referenza. Quando potremmo avere uno strumento del genere, diciamo che quella referenza è già di fatto certificata. Quindi forse c'è una tempistica più rapida, ecco, tutto qua. Sì, un'opportunità interessante. Grazie, benissimo, grazie, a voi. Grazie mille, abbiamo terminato. U-Trend, così cercheremo anche di capire quali sono le indicazioni in termini percentuali dei feedback elettorali per le europee, come ci chiedeva prima il collega Scotto, scherzo. Allora, buongiorno, l'ordine del giorno reca l'indicazione dei rappresentanti quorum U-Trend nell'ambito dell'indagine conoscitiva tra intelligenza artificiale con particolare e mondo del lavoro, con riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro. Ricordo che l'audizione odierna sarà svolta consentendo la partecipazione anche in remoto e quindi in videoconferenza da parte dei deputati ed auditi. Allora, abbiamo il dottor Lorenzo Pregliasco, buongiorno, lo saluto e lo ringrazio. Buongiorno. In videoconferenza, cofondatore e managing partner di Quorum e U-Trend, che ringrazio per la sua disponibilità, a cui cedo immediatamente la parola. Ascoltiamo con attenzione il dottor Pregliasco, prego. Grazie Presidente. Vi illustro rapidamente alcune evidenze che risultano da due diverse indagini che abbiamo svolto nello scorso anno sull'opinione pubblica, sul rapporto che l'opinione pubblica ha evidenziato, che si è evidenziato tra opinione pubblica e intelligenza artificiale, con un riferimento particolare agli effetti proprio sul mondo del lavoro. Una prima ricerca, un primo dato che vi citerei è che secondo questo sondaggio, questa rilevazione che abbiamo svolto nel maggio del 2023 per la Fondazione Pensiero Solido, circa il 40%, il 39% degli intervistati, o popolazione generale, indicava di essere molto abbastanza preparato sui temi dell'intelligenza artificiale, a fronte di un 54% che ammetteva di non essere preparato, quindi si ravvisa inizialmente questo elemento di limitata consapevolezza. Un secondo aspetto che cito, e qui invece faccio riferimento a un'indagine svolta qualche mese dopo, nel novembre 2023, su un campione di studenti delle scuole superiori italiane, ecco, se andiamo su questo campione di studenti vediamo che oltre il 95%, 97% complessivamente dice di conoscere, aver sentito parlare di intelligenza artificiale, ma soltanto il 43% indica di aver sentito parlare ad esempio di machine learning e appena il 20% ammette di aver sentito parlare o di conoscere bene il concetto dei large language model, gli LLM, che sono i modelli generativi che conosciamo. D'altra parte gli stessi studenti nella quota del 62% della nostra rilevazione indicano di utilizzare assistenti virtuali, chatbot e strumenti di natural language processing nella loro quotidianità. Vado sulla seconda parte, che è ancora più specifica sul mondo del lavoro, per citare un paio di dati. Intanto, secondo la nostra ricerca per Fondazione Pensiero Solido, il 51% degli intervistati ritiene che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale porterà complessivamente a una diminuzione dei posti di lavoro, a fronte di un appena 10% che è convinto che porterà a un aumento dei posti di lavoro. Quindi la grande maggioranza e la maggioranza assoluta degli intervistati ci dice di nutrire preoccupazioni proprio sul legame tra sviluppo di intelligenza artificiale e quantità dei posti di lavoro. Un 26% dice invece che rimarranno gli stessi anche se ci sarà un cambiamento di mansione. Vado verso la conclusione, Presidente, evidenziando un altro dato rilevante che emerge da questo studio.
ovvero la percezione di quali mansioni, quali professioni siano potenzialmente più coinvolte, più toccate dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale, nella percezione dell'opinione pubblica che emerge da questo sondaggio, alcuni ruoli, impiegato d'ufficio, operaio, addirittura commesso, risultano percepiti come più a rischio, cioè la percezione diffusa è che possano essere svolti altrettanto bene da un'intelligenza artificiale che da una persona. Forse la nostra valutazione, diciamo, è che possa esserci una sovrapposizione nell'opinione pubblica tra il concetto di intelligenza artificiale e quello di automazione, che spiegherebbe soprattutto i dati così elevati sugli operai, che non sono, diciamo, una mansione forse così facilmente sostituibile da modelli generativi di intelligenza artificiale. Al contrario, professioni intellettuali come medico, avvocato, giornalista, artista, che pure sappiamo essere molto toccate dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale generativa, nell'opinione pubblica italiana non sono percepiti come i più sostituibili dall'intelligenza artificiale, anzi. E concludo, Presidente, con un ultimo dato, perché a domanda specifica su quanto la politica dovrebbe intervenire per regolare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, la nostra indagine mostra che c'è una richiesta di intervento, di regolamentazione. Il 59% degli intervistati richiede un intervento più o meno marcato da parte delle istituzioni, un 28% invece ritiene che la politica dovrebbe intervenire poco o nulla. Questo è il quadro che emerge da queste due ricerche. Fondazione Pensiero Solido, Utrend, maggio 2023, su un campione di 803 intervistati rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, e per quanto riguarda gli studenti, un sondaggio che abbiamo svolto a novembre 2023 con One Day Group, osservatorio studenti su conoscenza e uso dell'intelligenza artificiale. Con questo vi ringrazio molto per l'attenzione. Ah, siamo noi a ringraziare lei, perché in realtà i dati che ci ha fornito sono stati consegnati, sì, sono molto interessanti, sono drammaticamente interessanti quando per il 54% diciamo i nostri connazionali sono poco o per nulla preparati rispetto al tema intelligenza artificiale, che invece secondo me andrà a coprire per quanto riguarda quantomeno il focus della nostra indagine conoscitiva tutti i ruoli e tutte le professioni e tutti i luoghi di lavoro di qui ai prossimi anni. Secondo me, dottor Pregliasco, e lo ricordavamo anche prima, in questo senso serve una formazione che a tratti dovrà essere obbligatoria. Molto interessante anche quando voi ci riferite rispetto al fatto che il 55% degli studenti delle scuole superiori ritiene di conoscere bene l'intelligenza artificiale. Qui mi faccio una domanda, nel senso che conoscere bene l'intelligenza artificiale, secondo me, lo dico molto umilmente ed in ogni caso in modo molto personale, non significa essere iscritti ad un sistema di intelligenza artificiale, che è molto spesso, insomma, si sente parlare di ChatGPT 3.5, ChatGPT 4, che è quello a pagamento, altri sistemi che nelle ultime ore insomma sono usciti. Secondo me non significa essere pronti all'utilizzo dell'intelligenza artificiale sapersi soltanto iscrivere ad un sistema di intelligenza artificiale, ad una piattaforma di intelligenza artificiale, e banalmente utilizzarla per farsi aiutare rispetto a qualche domanda o qualche compito a casa, ecco. E altrettanto interessante è il tema dell'ultimo spaccato che ci date rispetto al fatto che per 3 italiani su 5 la politica e le leggi dovrebbero intervenire. Sappiamo che ad esempio la Comunità Europea qualche, mi pare circa un mese fa, ha iniziato a scrivere qualcosa, il famoso AI Act. Quello che mi chiedo è quanto la politica oggi, ma secondo me dovrà esserlo, sia pronta a aggiornarsi continuamente a livello normativo rispetto alla velocità di trasformazione a cui stiamo assistendo. Io stasera con il collega Scotto ci mettiamo e a cena scriviamo la miglior legge in termini di garanzie, ad esempio,
o di profilazione e di certificazione del dato che viene riversato rispetto alle piattaforme sull'intelligenza artificiale, molto probabilmente fra 90 giorni, ovvero 3 mesi, siamo già antichi, obsoleti, vecchi, perché qualcuno ci ha superato, e quindi secondo me dovremmo aggiornarci sotto questo punto di vista. La domanda è questa: voi utilizzate sistemi di intelligenza artificiale per migliorare quelle che sono profilazioni, performance, skills? Sappiamo perfettamente e vi leggiamo comunque quasi quotidianamente rispetto alle vostre analisi, e vi ringraziamo perché insomma siete ovviamente per la politica un partner molto interessante sotto questo punto di vista. Volevo capire se nel vostro lavoro voi utilizzate sistemi di intelligenza artificiale. E c'era anche il collega Scotto, prego, poi lasciamo il dottor Pregliasco. No, mi colpisce una cosa: nel sondaggio che viene fatto sui lavori più sostituibili, prima quello che Indeed, che avevamo udito, ci diceva una cosa abbastanza nota, lo sottolineava anche Gurugliasco, che in realtà i lavori probabilmente più a rischio sono quelli lì, diciamo, le professioni intellettuali. Mi colpiva molto, diciamo, questo dato del 35% dei politici da sostituire, che però in realtà, se riallacciandomi anche alla domanda del Presidente, secondo me non è una cosa del tutto fuori dal mondo. Cioè, intendiamoci, la politica è già profondamente indebolita dalla prevaricazione di processi economici che sono molto più forti e molto più grandi di lei, e molto spesso si è fatta sostituire. Mi ha colpito molto una frase che ha scritto la Presidente del Consiglio andando a visitare la mostra sui 40 anni della morte di Enrico Berlinguer, quando scrive: solo la politica può risolvere i problemi. E però è una frase che io ovviamente sottoscrivo, e però in realtà nel corso degli ultimi anni non è sempre stato così, anzi nel corso degli ultimi anni la politica è stata o da un lato delegittimata profondamente, e spesso si è autodelegittimata, oppure con la crisi dello Stato nazionale, con la crisi della capacità di costruire poi sostanzialmente politiche di manovra, di bilancio autonome rispetto ai vincoli esterni, sostanzialmente è stata ridotta ad agire sui contorni. Cioè, noi anche come legislatori agiamo molto spesso sulle compatibilità, torno alle compatibilità, ma non riusciamo a modificare i processi economici più profondi. Per cui questo dato è un dato che va letto con grande attenzione, che sta dentro un processo di indebolimento della politica, e dunque di indebolimento, diciamo, come dire, più progressivo delle classi dirigenti. E paradossalmente ci sono anche dei film da questo punto di vista, la letteratura. Diciamo, immaginare di qui a 30-40 anni una politica del tutto, diciamo, come dire, legata al potere dell'intelligenza artificiale senza alcuna verifica democratica non è una cosa del tutto infondata. Questa è un po' la domanda che volevo fare, se insomma magari forse è più una speculazione intellettuale, però mi colpisce questo dato. Sì, diciamo, sì, è vero. Parto la domanda del Presidente sulla sperimentazione di modelli di intelligenza artificiale. Da qualche mese stiamo effettivamente sperimentando in un'ottica di affiancamento e di sperimentazione non sostitutiva, l'uso di modelli, cito GPT-4 che è stato citato prima, per ad esempio revisione di testi, per revisione di questionari,
e per, diciamo, in ottica di test, pulizia di dataset, pulizia di dati, che sono attività sulle quali, diciamo, stiamo sperimentando con interesse la possibilità di un affiancamento, diciamo, al lavoro dei nostri analisti, evidentemente. Per quanto riguarda la considerazione, la domanda dell'onorevole Scotto, confermo che, diciamo, da un lato è un dato che leggiamo alla luce della rilevante sfiducia che una quota di opinione pubblica ha nei confronti delle istituzioni, che è un tema che, come sappiamo, drammaticamente ci accompagna non da oggi. Dall'altra segnalo che c'è però anche un difetto forse di consapevolezza in quei dati, emerge questo, nel senso che per l'appunto c'è una percezione di maggiore sostituibilità di figure professionali che invece probabilmente sono tra le meno sostituibili, e al contrario figure come quelle, diciamo, le professioni intellettuali che venivano citate prima, dai medici ai giornalisti agli artisti, che già oggi lamentano e segnalano i rischi di una diffusione di intelligenza artificiale per la loro professione, ecco, nell'opinione pubblica non sono percepiti particolarmente a rischio. Io qui intravedo, per così dire, una distorsione quasi di deferenza verso le professioni intellettuali, che però non rispecchia effettivamente la realtà e le sfide dell'intelligenza artificiale. Sì, tra l'altro, ringraziandolo nuovamente, abbiamo terminato. È veramente è molto interessante quello che ha fornito. Sempre sulla base di quello che... Cioè, la vera domanda di Scotto era: non ne abbiamo già sostituiti abbastanza di questi politici, ovvero dobbiamo continuare? Quindi il 35% ci dice sì, assolutamente, continuiamo a sostituirli. No, a parte le battute, secondo me è abbastanza paradossale però questo dato, sempre nello spaccato che citava il collega onorevole Scotto, che ad esempio buona parte degli intervistati dica, rispetto agli artisti, non sono, di fatto, il 70% circa, non sono sostituibili. E invece secondo me è proprio un ambito laddove effettivamente, lo ricordavamo prima, e lei lo sa perché insomma sicuramente l'ha visto, trattato, studiato questo caso, laddove una fotografia, che quindi è un prodotto artistico, prodotta artificialmente dall'intelligenza artificiale, ha fatto credere a una buona percentuale di americani che l'ex presidente fosse all'epoca stato arrestato. E quindi anche sotto il punto di vista dell'artista, effettivamente io penso che qualche problema, cioè si stanno già battendo all'asta delle opere prodotte dall'intelligenza artificiale per, voglio dire, cifre molto molto importanti. Il camionista, per cui il 30%, ed è una buona percentuale, secondo me il 30% ci dice sicuramente potrebbe essere sostituito, è un 30% che probabilmente inizia, mi corregga se sbaglio, già a credere alla guida autonoma e a tutte queste nuove tecnologie che effettivamente si stanno affacciando. Sono abbastanza preoccupato da quel 34% al netto della politica, che voglio dire, noi siamo tutti di passaggio all'interno di queste aule. Sono molto preoccupato invece da quel 34%, personalmente, da quel 34% che dice che gli insegnanti possono essere sostituiti da una piattaforma, diciamo, da un ecosistema di intelligenza artificiale. Quindi questo è un dato che effettivamente, secondo me, è in questo spaccato è il più impattante, ecco. Grazie dottor Pregliasco, è stato molto interessante, leggeremo di nuovo con attenzione i suoi dati. Grazie. Grazie Presidente.